mattinata dello scorso 7 marzo, presso l'auditorium dell'Istituto dell'Aquila, che ha gentilmente ospitato l'evento, gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria hanno incontrato Gabriele Prima, autore del romanzo I fiori di Roma. Il libro è stato letto e affrontato nelle classi, sotto la guida dei docenti di lettere, ed è stato uno spunto per interessanti riflessioni. La protagonista della storia narrata è Mariam, una bambina afghana desiderosa di coronare il suo sogno di diventare ciclista, nonostante i numerosi ostacoli del difficile contesto socioculturale in cui è calata, a causa della dittatura teocratica dei talebani. A partire dalla sua vicenda raccontata nel romanzo, durante l'incontro con lo scrittore, è stato possibile alimentare un confronto con importanti attuali tematiche: la parità di genere, la condizione della donna, il femminicidio, l'amicizia, il rapporto con i genitori, la concezione di Dio, l'importanza di seguire sogni e passioni, nonostante le difficoltà che ricorre li può comportare. L'incontro con Gabriele Prima è stato un modo per sviscerare questi ed altri argomenti, attraverso una serie di domande che i ragazzi hanno potuto rivolgergli direttamente. Oltre alle domande, alcuni studenti hanno proposto all'autore alcune riflessioni personali o produzioni scritte in prosa e in versi, in merito a quanto letto. Sentiamo dalla voce stessa dell'autore una dichiarazione in merito. Giornata bellissima, mattinata ricchissima di spunti, di riflessioni, di ragazzi strepitosi, di voglia di fare, di costruire qualcosa, che sia pace, che sia pensiero, che sia civiltà, che sia pensiero critico, tutte queste cose insieme direi. E la cosa forse più bella, anche se è difficile immaginare qualcosa di più bello di questo, è che parta tutto dalla lettura. Una piccola comunità di costruttori di pensiero che nasce intorno a un libro e con la voglia di confrontarsi su realtà diverse. Per cui questa a me è sembrata una cosa eccezionale, un bellissimo messaggio che le nuove generazioni lanciano a noi adulti. Noi adulti che abbiamo avuto una parte fondamentale in questo, voi insegnanti, dirigenti, insomma la scuola. La scuola finalmente in queste iniziative si fa guida dei ragazzi non solo per l'istruzione ma anche per la loro educazione, e questo è fondamentale: educazione emotiva, la lettura pratica emotiva per sperimentare che cos'è la vita, per sperimentare la galleria di emozioni e sentimenti che muove da sempre il genere umano e che quindi diventa scuola di volo per la vita vera che non li aspetta, non aspetta i ragazzi domani, ma coinvolge fin da subito i ragazzi di oggi. Quindi bellissimo, grazie. In apertura dell'incontro, le alunne Palma Capuano, Giusy Ferrara, Fausta Frascolla, Gaia Lorusso, Paola Mastrodonato, Rebecca Pasqualicchio e Sofia Renna hanno dato vita ad un'emozionante esibizione a Canora, accompagnata da un balletto a tema sulle note della canzone In piedi della cantante Lisa. L'evento rientra nell'attività di promozione alla lettura organizzata dal nostro istituto. L'incontro con l'autore ha offerto ai ragazzi un'immagine viva e dinamica del libro incontrato e conosciuto tra i banchi di scuola nel periodo tra novembre e febbraio. Sentiamo cosa ne pensa chi ha avuto modo di partecipare all'incontro. Mi sono sentito motivato e maggiormente incuriosito alla lettura, sapendo che chi avrei incontrato ha fatto della scrittura la sua professione. Mi sono sentito davvero protagonista dell'incontro. Durante l'attività preparatoria fatta in classe in vista dell'incontro con l'autore, grazie all'incontro stesso, ho capito che la lettura non è un'esperienza che si esaurisce dalle pagine di un libro. Più impariamo a condividere ciò che leggiamo, più diventiamo lettori consapevoli. Perciò credo che le competenze di uno scrittore siano complementari rispetto a quelle degli insegnanti e possono arricchirci contribuendo a trasmetterci l'amore per le storie e per la lettura. Ringraziamo lo scrittore Gabriele Prima per aver condiviso questo intenso appuntamento, che ha dimostrato quanto la lettura possa generare infiniti e significativi spunti per noi ragazzi. Non possiamo che darvi appuntamento al prossimo evento promosso dal nostro istituto.
pubblico è dedicato alla lettura, l'attività fondata di qualsiasi tipo di apprendimento e momento basilare per la nostra crescita.